Bene, buonasera da Radio Science di Bari, qui vi parla Ugo Lombardi con Antonella Intrano. Salutiamo i nostri collaboratori, salutiamo Rosario, salutiamo Massimo, salutiamo due ospiti di eccezione, Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, e l'ingegner Salvatore Borsellino, presentiamolo già così come fondatore, a parte tutto il resto, fondatore delle Agende Rosse. Stasera abbiamo la possibilità di parlare di un avvenimento importante, un avvenimento che dopo 22 anni ci dà ogni anno la possibilità di commemorare la strage di due servitori dello Stato, due uomini coraggiosi, sulla loro Pronto? sorte. Pronto? Ci senti? Chi è? Pronto, sono Benvenuto, Salvatore Borsellino. buonasera, Benvenuto, buonasera buonasera. dottore. Bene, abbiamo anche quindi l'ingegner Borsellino con noi. E abbiamo avuto quindi l'occasione di commemorare dopo 22 anni la strage di due uomini coraggiosi, due servitori dello Stato, due uomini della civiltà, sui quali lo Stato, il nostro Stato, non è in grado di dare neanche delle risposte, non solo processuali, ma anche dal punto di vista storico su quello che è avvenuto. Intanto abbiamo una numerosa popolazione che partecipa sempre più grande, sempre più numerosa, appunto, a questa commemorazione, e quindi alla partecipazione di questo evento abbiamo oggi due ospiti illustri, come dicevamo prima, quindi l'ingegner Salvatore Borsellino, che salutiamo nuovamente, buonasera ingegnere, e Buonasera, abbiamo Giorgio Bongiovanni come direttore di Antimafia. buonasera a tutti e buonasera a Salvatore, un abbraccio. Ciao Giorgio, ciao, ti abbraccio. Allora, la domanda che poniamo subito ad entrambi è questa: quante menzogne dobbiamo ancora ascoltare prima di poter raggiungere un po' di verità su questo evento? Ingegnere, prego. Ma guardi, purtroppo, a parte le menzogne, quello che veramente fa male è che per un processo che finalmente sta cercando di dissipare i veli neri che ci sono sull'origine di questa che chiamano Seconda Repubblica, veli neri che sono macchiati di sangue, perché all'origine di questa Seconda Repubblica non dimentichiamo che c'è la trattativa. E in conseguenza le stragi del 92 e anche le stragi del 93 sul resto del continente italiano. E nel momento in cui finalmente ci si avvicina in qualche maniera alla verità, grazie alla collaborazione del figlio di un mafioso che però oggi sembra volere collaborare con la giustizia, cioè Massimo Cencimino, e di un mafioso che è diventato collaboratore di giustizia come Gaspare Spatuzza, che stanno dando degli elementi per fare questo evento epocale, cioè lo Stato che processa una parte di se stesso, lo Stato che processa pezzi di Stato deviato. E allora ci si aspetterebbe che dai gradi più alti delle istituzioni, dalle istituzioni stesse, arrivasse una spinta sulla strada della verità. Purtroppo succede esattamente il contrario, cioè che anche dai più alti gradi delle istituzioni vengono messi macigni sulla strada della giustizia, quali sono stati il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica, la distruzione delle intercettazioni tra Mancino e lo stesso Napolitano, le reticenze dello stesso Presidente della Repubblica, perlomeno il non volere di giudicare inutile la sua convocazione dalla Corte di Palermo per venire a testimoniare al processo. E queste sinceramente sono cose che lasciano veramente l'amaro in bocca. Giorgio, il tuo punto di vista? Ma io sono d'accordo pressoché totalmente con Salvatore e colgo l'occasione, se mi date la possibilità, di esprimere tutta la solidarietà a Salvatore Borsellino e alle Agende Rosse. Io personalmente, come persona e la redazione Antimafia, per questa, non lo so come la devo definire, vergognosa campagna
di accuse che si è scatenata in questi giorni contro la persona Salvatore e le agende rosse solo perché Salvatore Borsellino ha abbracciato a Massimo Ciancimino in via D'Amelio e perché magari questo collaboratore della giustizia, perché non ho altri termini, o testimone di giustizia, è anche imputato, ma è anche collaboratore, ha fatto una piccola donazione alle agende rosse. Ecco, io secondo Una donazione, me. Sì, caro, sì. Quindi io. anonima, Anonima, sì. poi no, noi stessi abbiamo rivelato essere, Esattamente. no, non Certo. si tratta di una donazione, perché vorrei precisare, si tratta di 100 euro, attenzione, Esatto, piccolo, a piccolissimo. questo punto hanno detto che ci facciamo finanziare dalla mafia. Esatto. È una cosa assolutamente vergognosa. Io chiudo subito la parentesi perché altrimenti diamo spazio agli sciacalli. Vorrei dire che è un attacco vergognoso e non merita Salvatore Borsellino per il cognome, per la persona che è un tipo di attacco. Siccome io sono dietrologo e sono provocatore, sono retorico, sono tutto quello che volete, io ci leggo qualche cosa che non mi convince dietro a questi attacchi, oltre all'invidia e alle gelosie, che vogliono in qualche modo fermare e ostacolare quello che la scorta civica, le agende rosse, noi modestamente anche giornalisti straccioni abbiamo fatto nell'aver dato spazio giustamente a Massimo Ciancimino, che è la persona depositaria con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi errori che ha fatto, essendo figlio di mafioso, depositaria di rivelazioni che hanno contribuito, anzi, forse sono quelle che sono riuscite in qualche modo ad aprire uno squarcio per far sì che questo processo possa essere celebrato. Massimo Ciancimino ha rivelato di questa trattativa e quindi i magistrati hanno indagato a fondo e poi improvvisamente si sono svegliati dei potenti uomini politici, ex ministri, ex senatori e tutti sono corsi velocemente a gambe levate a Palermo a spiegare perché loro sapevano di questa trattativa, ma se non fosse stato Massimo Ciancimino, tra l'altro, in un'intervista così molto light che lasciò a Panorama e cominciò a parlare di questo, di questa nefasta, questo patto, accordo tra la mafia e lo Stato, a quest'ora noi solamente, diciamo, a livello giornalistico avremmo potuto parlare di questa trattativa. Quindi tutta la nostra solidarietà. Noi, se fossimo stati al posto di Salvatore, avremmo abbracciato a Ciancimino. Noi non ci vergogniamo di dire che cerchiamo di sostenerlo. E ci sono poi dei processi che Ciancimino deve fare come imputato, e poi i giudici stabiliranno se è colpevole. Ma d'altronde, i collaboratori della giustizia, prima Salvatore accennava a Spatuzza. Ma andiamo a quelli più famosi, Buscetta, Contorno, Mannoia e poi più recentemente altri collaboratori come Brusca stesso, Cancemi, quelli erano assassini sanguinari. C'è gente che ha ucciso, addirittura Brusca ha ucciso un bambino e l'ha sciolto nell'acido. E quindi però lo Stato, cioè i magistrati, da Falcone e Borsellino appunto fino a Di Matteo oggi, hanno giustamente sfruttato questi collaboratori della giustizia che hanno, con i dovuti riscontri, detto la verità. Ora, per quanto Massimo Ciancimino è figlio di un mafioso, per carità, e sicuramente non è un santo, ma non mi risulta che abbia ucciso, ammazzato e flagellato. Non è che lo voglio giustificare, volevo solo dare solidarietà a Salvatore, che mi sembra assurdo, letteralmente assurdo, attaccarlo in questo senso. Poi per il resto condivido Salvatore, siamo a un livello ormai di tensione così alta, tutti contro tutti, e forse la mafia di questo ne sorride, però da un altro lato forse sarò ottimista, ma questo processo a Palermo inizia a salire, a scoprire delle carte molto importanti, avete letto tra ieri e oggi
che sono stati depositati dei documenti importantissimi da Nino Di Matteo e tutto il pool della trattativa, dove abbiamo le prove ormai certe che uno degli imputati, cioè il generale Mori, faceva parte dei servizi segreti sin dagli anni 70, è stato espulso dai servizi segreti e gli è stato dato la proibizione di circolare nel Lazio e a Roma negli anni 70 e non sappiamo il perché. Ci sono delle cose molto, molto gravi, questo durante, stiamo parlando, il golpe borghese, sembra che sia involucrato lo stesso Mori nel famoso golpe borghese, ci sono insomma delle situazioni molto importanti e grazie a questo processo stanno venendo alla luce. Naturalmente noi ci uniamo a te Giorgio e a tutti coloro che sostengono Salvatore e soprattutto la vostra azione di informazione antimafia, perché la denigrazione a cui è stato sottoposto Salvatore Borsellino è inconcepibile. Sono passati 22 anni oramai, il percorso fatto è stato pieno di insidie, pieno di mistificazioni. Tortuoso, di sicuro non semplice. L'abbraccio fra Salvatore e Ciancimino ha un valore molto diverso rispetto a quello che invece si è tentato di attribuire. Tu Giorgio, ecco, come giornalista, come direttore di Antimafia 2000, l'informazione, quale ruolo ha svolto in questi 22 anni? Sarò brevissimo, volevo solo dire l'ultima cosa su questa polemica. La famiglia Borsellino, dicevo a mio collega Saverio Lodato, la si attacca perché è una famiglia molto indipendente, soprattutto nelle persone di Salvatore e Rita, perché non si sono fatti mai condizionare dalle istituzioni. Io ho un rispetto sacro per le vittime della mafia, però ci sono vittime e vittime della mafia. Altre famiglie sono più istituzionalizzate, più accondiscendenti con il potere in questi anni. Quindi ecco perché si attacca soprattutto Borsellino, soprattutto quello che Salvatore ha fatto in Via D'Amelio, che non ha permesso da anni che avvoltoi potenti molto, ma molto peggiore di Massimo Ciancimino, perché probabilmente, non lo sappiamo, ma io penso che tra quelli che visitavano Via D'Amelio c'erano gli assassini del fratello di Salvatore. Quindi, siccome sono stati con la schiena dritta, ecco che ogni tanto si organizzano in buona fede o in cattiva fede degli attacchi per cercare di dissuadere la loro metodologia operativa per quanto riguarda appunto la lotta alla mafia o la memoria dei nostri martiri caduti. La stampa in questi 22 anni ha fatto, c'è stampa e stampa, cara, non so cosa dirti, ti ho detto di Lodato, ti ho detto di personaggi, scrittori, giornalisti, Travaglio e altri che hanno cercato di dire la verità. C'è una bellissima intervista che Salvatore ha dato a Umberto Lucentini, che abbiamo pubblicato un po' tutti. Insomma, quando la stampa dice la verità, cerca la verità e soprattutto è sempre per antonomasia, sempre contro il potere per controllarlo, è una buona stampa. In questi 20 anni la stampa ha servito soprattutto il potere, la grande stampa, potere berlusconiano. Se voi pensate che Dell'Utri adesso è in carcere e si legge i suoi bei libri, è stato condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa ed è stato il fondatore del partito più potente che abbiamo avuto in Italia, il braccio destro del premier che ha governato 20 anni. Per me 2 più 2 fa 4. Se questa stampa si accorge oggi che siamo stati governati per 20 anni dalla mafia, è una stampa che è colpevole anch'essa nella sua maggioranza. Giorgio, in questa vicenda ognuno credo non abbia fatto il ruolo, non abbia rispettato il ruolo che avrebbe dovuto rispettare. La stampa non ha fatto il suo dovere, la politica men che meno. La giustizia in questo momento dovrebbe essere, gli uomini della giustizia dovrebbero essere solidali con questi personaggi coraggiosi, unici,
E quindi la gente si chiede quanta solidarietà esprime la giustizia accanto a questi uomini coraggiosi. In che senso? Quale giustizia? Non ho capito. A quale giustizia? Gli uomini della giustizia? Cioè, diciamo, i magistrati o... Diciamo quelli che lavorano con la giustizia. Quanta solidarietà in questo momento è importante? Quanta solidarietà esprimono nei confronti delle persone che sono state vittime e dei parenti? Ricordiamo anche i poliziotti, gli uomini della scorta, ricordiamo anche loro. Quanta vicinanza c'è nei confronti di queste persone? Scusate, ma io vorrei rispondere io a questo. Prego, Salvatore, te lo stavo per dire. Allora, per quanto riguarda gli operatori di giustizia, io vorrei ricordare che purtroppo è stato proprio Nico Gozzo, procuratore a Caltanissetta, che per primo, diciamo, ha fatto un comunicato nel quale che si diceva che si dissociava dal mio abbraccio a Massimo Giancimino, e questo è legittimo, però per questo ha provocato le accuse di chi ha detto che ci facciamo finanziare dalla mafia, ha provocato una serie di reazioni, che il fatto che siano l'innesco sia stato dato proprio da un operatore di giustizia che io stimo peraltro come Nico Gozzo è una cosa che mi ha estremamente addolorato. E per quanto riguarda invece le forze dell'ordine, in particolare devo dire che la cosa più bella di questo 19 luglio è stato un incontro che abbiamo fatto la mattina del 18 luglio presso l'ufficio scorte di Palermo, da dove partivano i ragazzi che sia per Giovanni che per Paolo sono partiti per accompagnarli al loro ultimo appuntamento, che era l'appuntamento con la morte. E lì è stata una cerimonia senza autorità, una cerimonia quasi in famiglia, estremamente suggestiva, estremamente, ci ha veramente riempito l'animo. Io non dico commovente, perché io continuo a dire che prima di commuoversi, prima di spargere lacrime, è necessario che ci sia verità e giustizia. E io stesso, anche se qualche volta mi succede di emozionarmi, cerco sempre di non commuovermi e non voglio sentire parlare in occasione delle stragi, dell'anniversario delle stragi, della parola dolore. Non c'è tempo per il dolore, noi stiamo combattendo per la memoria di Paolo, stiamo combattendo per la verità, stiamo combattendo per la giustizia, e non c'è quindi tempo di lacrime in questo momento. Io devo dire però che il 19 luglio, ripeto, mi sono emozionato dalla vicinanza di tutti i ragazzi che fanno parte delle scorte di Palermo, i quali ci hanno abbracciato. C'eravamo io, c'erano i parenti di Traina, c'erano i Catalano. Mancavano soltanto i Cosina e i Loi, che stando lontani non hanno fatto il tempo ad arrivare. È stata una cerimonia così bella, così coinvolgente, fatta appunto con degli operatori della giustizia come i componenti delle forze dell'ordine, che io ho detto quel giorno, per me il 19 luglio, questo 19 luglio potrebbe finire qui. Non si può fare niente di più bello di che quello che abbiamo fatto qui. Un abbraccio tra i familiari delle scorte, dei ragazzi della scorta e i poliziotti che oggi svolgono la stessa funzione. Quindi la vicinanza da una parte c'è, dall'altra purtroppo, ripeto, è stato proprio un mio amico, il procuratore Nico Gozzo, che mi ha dato questo, ripeto, io rispetto la sua posizione, ma forse sarebbe stato giusto che anche lui rispettasse la mia. Io purtroppo mi trovo nella condizione ogni 19 luglio di dover sentire una serie di sepolcri imbiancati che fanno i loro commenti sulle mie azioni, ciascuno che mi si arroga il diritto di dirmi quello che dovrei fare e quello che non dovrei fare. In occasione del primo incontro con Massimo Giancimino, quando io davanti al Palazzo di Giustizia lo incontrai perché volevo guardarlo negli occhi e capire da che cosa e a che cosa era dovuto la sua spinta a collaborare con la giustizia. In quelle occasioni ci fu addirittura il figlio di un altro vittima della mafia, del procuratore Costa, il quale mi disse che mio fratello si sarebbe rivoltato nella tomba se mi aveste visto incontrare Giancimino. Ecco, io quella volta ricordai
a lui, così come agli altri che si arrogano il diritto di dire e di sapere che cosa avrebbe fatto mio fratello, che mio fratello nella tomba non si può rigirare perché, come gli altri ragazzi, è stato fatto a pezzi e dei pezzi di un uomo non si possono sicuramente rigirare. Però, tralasciando questa cosa dura che mi viene dalla rabbia, dico che io ritengo di poter fare quello che decido di fare e continuerò a fare quello che decido di fare. Io non posso negare la mia solidarietà a un uomo che mi dice di avere fatto la scelta per suo figlio, perché non suo figlio, sul suo figlio non debba pesare il cognome Ciancimino così come è pesato su Massimo. E che per questa sua scelta questo figlio lo sta perdendo perché a causa di tutto quello che sta succedendo la moglie gli sta chiedendo la separazione e questo comporterà per lui quindi la perdita dei contatti quotidiani con il figlio. Ecco, io quest'uomo l'ho abbracciato, lo abbraccerò ogni volta che vorrò e nessuno ha il diritto di dirmi quello che devo fare. Altra critica è Sono stata d'accordo. sollevata. Assolutamente. Infatti lei ha abbracciato l'uomo Ciancimino, come lei stesso ha dichiarato. Ma un'altra critica, se così vogliamo dire, è stata sollevata dal fatto che il gruppo delle Agende Rosse ha voltato le spalle a Rosy Bindi, benché fosse accompagnata da Nino Di Matteo. Questo gesto cosa ha voluto rappresentare? Allora, noi in Via D'Amelio abbiamo deciso di contestare in questa maniera silenziosa tutte le istituzioni, qualora si presentano in veste istituzionale, non se si presentano come singoli cittadini. Abbiamo deciso di contestare in questa maniera civile e silenziosa, voltando le spalle e levando in alto l'agenda rossa, tutte le istituzioni, perché dalle istituzioni ci aspettiamo verità e giustizia. E purtroppo questo a 22 anni ancora di distanza non solo non è successo, ma anche da parte delle istituzioni sono arrivati e continuano ad arrivare ostacoli sulla strada della verità e della giustizia. E che se è vero che da un lato diciamo, abbiamo manifestato questa forma di contestazione, nel contempo però io e mia sorella Rita abbiamo ricevuto la Presidente Bindi e le abbiamo manifestato il nostro desiderio che la Commissione parlamentare antimafia istituisca un comitato di lavoro sulle stragi. La Presidente Bindi mi ha purtroppo risposto che questo non è stato fatto perché si teme che in qualche maniera di andare a provocare delle turbative sui processi in corso. Ma visto che queste turbative Ci sono da nei sempre. confronti del processo in corso ci sono stati e sono arrivati proprio da parte delle istituzioni, allora io ritengo che sia un dovere della Commissione Antimafia interessarsi delle stragi del 92-93, altrimenti non ci si interessa di mafia. Se ci si interessa del pitto, se ci interessa di altro e non si pensa a questo che è alle radici del sistema di potere oggi in atto, allora non si fa assolutamente nulla. Nel corso di un dibattito che c'è stato alla sera, Quello di domenica sera la intende, vero? che il nostro movimento ha promosso e al quale hanno partecipato alcuni dei componenti della Commissione Antimafia, cioè la Giulia Sarti, il vicepresidente Claudio Fava e Giuseppe Lumia, mi è stato risposto alla stessa domanda dal vicepresidente Giuseppe Lumia, che non viene istituito un comitato semplicemente perché deve essere il plenum della Commissione Antimafia a occuparsi delle stragi. Ebbene, io alla Presidente Bindi ho manifestato la mia insoddisfazione rispetto alla sua risposta, proprio perché gli ho detto che le interferenze nel processo già ci sono e quindi la Commissione Antimafia, istituendo un comitato, dovrebbe controbilanciare quelle interferenze. Se la Presidente Bindi mi avrebbe risposto quello che mi ha risposto Claudio Fava, che mi ha assicurato che ci sarà l'ufficio di presidenza che si occuperà di far sì che sia il plenum della Commissione Antimafia ad occuparsi delle stragi, io avrei accettato questa risposta come ho accettato quella di Claudio Fava. Però alle parole, adesso mi aspetto che seguano i fatti. Purtroppo dalle istituzioni di parole ne ho avuto troppe.
come la promessa del ministro dell'Interno di dotare la scorta di Matteo di un dispositivo che, se adoperato dalle scorte di Nino Di Matteo, di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, avrebbe impedito l'effettuazione delle stragi nella maniera in cui sono state effettuate. A distanza di 5 mesi, 6 mesi da quelle promesse, da quelle parole, ancora non è successo nulla, anzi è successo l'esibizione di una pretesa documentazione tecnica, il quale si dice che il bomb jammer è nocivo alla salute. Peccato che sia stato adoperato dal presidente Obama durante la sua visita, peccato che sia stato adoperato all'interno del conclave per inibire la fuga di notizie all'interno del conclave stesso. Quindi, ripeto, io non mi bastano più le parole da parte delle istituzioni. Io dall'istituzione adesso voglio e pretendo dei fatti. Ingegnere, il dottor Ingroia dice che il silenzio e l'omertà prevarranno se non si cambierà lo Stato. Questa iniziativa di cui parlavamo prima, pensa che possa essere collegata ad un iniziale cambiamento di Stato? Quale iniziativa, mi scusi? Quella relativa a Ciancimino. Ma quella relativa a Ciancimino, credo che se lo Stato cambia, io mi aspetto un cambiamento in meglio dello Stato. Se invece da parte delle istituzioni arrivano, come sono arrivate, queste diciamo vessazioni nei confronti di Massimo Ciancimino, teniamo presente che Massimo Ciancimino viene svegliato da 7-8 volte per notte perché verificare se si trova in casa. Questo non credo che avvenga per nessun altro delle persone sottoposte al regime di controllo al quale è sottoposto. Se ricordiamo che Dell'Utri poté tranquillamente prendere l'aereo per andare in Libano, evidentemente in questo caso si tratta di vessazioni nel caso di Ciancimino. Sarà un caso, ma quando Massimo Ciancimino è venuto in via D'Amelio, è venuto in bicicletta perché gli è stata tolta anche la patente, e la bicicletta gli è stata rubata sotto gli occhi delle innumerevoli funzionari delle forze dell'ordine che stazionavano in via D'Amelio. Quindi io spero che non sia questo il cambiamento che ci aspettiamo. Sicuramente le cose potranno cambiare se ci sarà un cambiamento, ma non solo da parte dello Stato, anche da parte dell'opinione pubblica. Opinione pubblica che è in larga parte ancora largamente indifferente. In Italia tanti non vogliono la verità, in Italia tanti diciamo seguono quello che un ex Presidente del Consiglio, un ex Cavaliere del Lavoro, un ex ormai tutto tranne che interfaccia di Renzi nelle riforme che vengono si stanno studiando nel nostro Paese. Quindi le riforme vengono fatte insieme con un pregiudicato, di questo non è sicuramente la via che io mi aspetto dalle istituzioni, ma è quello che sta succedendo. Però io credo che buona parte dell'opinione pubblica sia d'accordo appunto con questo ex tutto, tranne che diciamo interfaccia di Renzi nelle riforme per il patto del Nazareno, quando disse in tempi non sospetti o sospetti, dipende da che punto di vista si guardano, disse: ci sono delle procure in Italia che vogliono indagare su delle vecchie storie, che vogliono spendere i soldi degli italiani per indagare su delle vecchie storie. Le vecchie storie erano le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, erano i processi che adesso si stanno svolgendo a Caltanissetta, a Palermo. Chiamava vecchie storie delle eventi per i quali il sangue non si è ancora asciugato né a Capaci né in Via D'Amelio, non si potrà asciugare fino a quando non ci sarà giustizia e verità. Purtroppo buona parte della popolazione, soprattutto adulta, prova quasi un senso di fastidio quando si parla di stragi, quando si parla di trattativa, per non parlare di quella scellerata congiura del silenzio che alla trattativa è seguita e ha fatto sì che per 20 anni personaggi istituzionali non parlavano di trattativa e
prendevano per pazzo chiunque si azzardasse a parlare di trattativa. La trattativa veniva chiamata presunta, la trattativa veniva chiamata fantomatica. Oggi che ci sono le prove, e le prove in parte sono state fornite da Massimo Ciancimino, che questa trattativa c'è stata, oggi addirittura si cerca di fare un'altra cosa, si cerca di far passare questa trattativa per necessaria, per una trattativa giusta. Era giusto trattare con i mafiosi, era giusto per qualcuno salvare la vita di una lista di politici che erano state messe nella lista di persone da uccidere dopo Lima. E per salvare questi personaggi è stata sacrificata la vita di Paolo Borsellino, dei ragazzi che sono morti insieme a lui e delle vittime delle stragi che poi sono seguite per alzare il prezzo della trattativa. C'è la strage di Via dei Georgofili, la strage di Via Palestro. Come si può chiamare necessaria e giusta una trattativa di questo tipo? Non poteva succedere quello che è successo. Dal lato uno Stato che può concedere dei provvedimenti legislativi perché li ha concessi ed è da 20 anni che si continua a cambiare, a pagare le cambiali contratte con l'accettazione di quel papello e dall'altro ci sono dei criminali e non solo dei criminali, ma dei criminali insieme a pezzi dello Stato deviato che hanno provocato quelle stragi e che avevano architettato la strage più grande di tutti, quella davanti allo Stadio Olimpico di Roma. Che non c'è stata, ritengo, perché la trattativa nel frattempo si era conclusa. Giorgio, Sì. quest'anno abbiamo purtroppo dovuto assistere a due gravi assenze all'appuntamento, cioè quella di Nino Di Matteo e Roberto Scarpinato, che per ovvie ragioni di sicurezza non hanno potuto raggiungervi. Ora, in un tuo recente articolo tu definisci alcuni loro, diciamo così, colleghi, giudici, magistrati, parrucconi, che si sono mostrati decisamente reticenti quando non evasivi durante le loro ultime deposizioni. La cultura di questo paese è omertosa e questa cultura aiuta la mafia a rimanere ben salda ai vertici dello Stato? Ma io mi riferivo alle deposizioni al processo trattativa mafia-Stato del procuratore generale Vitaliano Esposito, che adesso è in pensione, e il procuratore generale tuttora vigente Ciani. Ora, entrambi, alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica nell'intervenire appunto sull'inchiesta trattativa mafia-Stato, in particolare sul pool di Palermo, e in particolare, aggiungo io, sul PM Di Matteo, perché è stato citato più volte nelle intercettazioni telefoniche tra Mancino e appunto alcuni personaggi vicini al Presidente della Repubblica. Io ero in aula, credo che c'era anche Salvatore presente, e ho assistito a uno spettacolo indecente, per esempio. Vitaliano Esposito, quando Di Matteo contestava e chiedeva sulle telefonate tra lui e Mancino, la prima cosa che ha detto è una cosa veramente che se non fossimo in una situazione tragica e drammatica avremmo fatto tante risate. Ha detto: "Ma io non mi sono reso conto affatto che stavo parlando con il senatore Mancino, l'ho capito dopo. Tra molti non ricordo, tra molti sì, ma per esempio Ciani ha detto: la richiesta della Presidenza della Repubblica, la lettera che mi è arrivata appunto sulla questione Mancino, Procura Nazionale Antimafia e quant'altro, era una lettera irricevibile". E allora Di Matteo incalza e dice: "Mi scusi, se era ricevibile, perché non l'ha detto, non l'ha esposto al Presidente della Repubblica, che non poteva scrivere attraverso il suo segretario Marra questa lettera?" E il Ciani, quindi il procuratore generale, il capo della magistratura inquirente in Italia, risponde di fronte a una corte d'assise e dice: "Ma io mica mi potevo mettere contro il Presidente della Repubblica, io mica potevo fare polemica col Presidente della Repubblica, potevo mettere in imbarazzo il Presidente della Repubblica". Quindi io, da queste dichiarazioni e tante tante altre che ho ascoltato in quella udienza, ho scritto i giudici parruccone, cioè quei giudici che stanno seduti ai vertici della magistratura e che spesso e volentieri
sono amici dei potenti, sono amici dei politici, fanno parte di correnti che mi ricorda il Sinedrio che processò a Gesù Cristo, che ostacolano la verità. È successo a Falcone e Borsellino. Paolo Borsellino è stato messo sotto inchiesta disciplinare dalla magistratura e Giovanni Falcone lo stesso. Giovanni Falcone fu bocciato su tutto per quanto riguarda la sua carriera. È stato bocciato per quanto riguarda il consigliere istruttore, è stato bocciato per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, è stato bocciato quando si presentò come doveva essere di fatto il procuratore di Palermo e fu preferito Giammanco. È stato bocciato sempre. E quindi, come disse Paolo Borsellino, se mi sbaglio Salvatore mi correggerà, in un famoso, credo che sia stata l'ultima conferenza pubblica di Paolo Borsellino, disse il primo colpevole, il primo responsabile dell'isolamento e della morte di Giovanni è stato proprio il Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi finché dicevate prima cambia lo Stato, ma se abbiamo dei magistrati ad altissimi livelli che invece di appoggiare, essere solidali, aprire le porte, essere appoggiare i pubblici ministeri che lavorano nelle trincee e quindi essere i loro scudi con i potenti, che fanno? Si alleano con i potenti. E quindi finché abbiamo anche questa magistratura, non solo la politica corrotta, la politica collusa con la mafia, ma anche questo tipo di magistratura, lo Stato non cambierà mai. Infatti, D'altra parte la storia si sta ripetendo perché l'altro giorno infatti. Nino Di Matteo mi comunicava la sua amarezza per il fatto che qualsiasi tipo di domanda abbia fatto per il prossimo incarico, perché lui ormai, come sapete, Esatto. non potrebbe più occuparsi di questi processi a meno di deroghe. Lui, e forse questo non lo sapete, ha sul tavolo una pila alta così di processi per abusi edilizi che gli occupano la metà Esatto. della sua giornata, un Certo. procuratore il quale si dovrebbe occupare del processo sulla trattativa, e ogni giorno gli arrivano sul tavolo processi per abusi edilizi, come quelli che appunto il consigliere Meli faceva arrivare a Giovanni Falcone e non assegnando i processi di mafia. Mi ha detto Nino Di Matteo, qualsiasi domanda faccio, ho avuto 0 voti, zero Esatto. voti al CSM, cioè gli hanno chiuso tutte le strade, gli hanno chiuso la strada al procuratore aggiunto, gli hanno chiuso tutte le strade, e questa è una forma appunto di vessazione, di intimidazione in qualche maniera da parte dei parrucconi che citava Giorgio, e che diciamo lo hanno portato a uno stato di prostrazione dal punto di vista che è quella per il quale non è venuto a giurisprudenza. Poi è venuto in via d'Amelio e ha reagito come sa reagire lui, attaccando piuttosto che difendersi. E per questo probabilmente ancora una volta sarà oggetto degli ennesimi provvedimenti disciplinari che tendono a fermarlo. Oggi non si uccide più con le bombe, ma si Con uccide in le una parole. maniera ancora peggiore. Sì. Infatti sono passati, dicevamo prima, 22 anni e a parte le commemorazioni la situazione non è cambiata, tant'è vero che giudici così coraggiosi non possono fare il loro dovere. Quali sono, secondo voi, le iniziative che noi cittadini dobbiamo prendere per dare maggiore tutela a questi uomini coraggiosi? Noi Prego, le Salvatore. abbiamo prese e le continuiamo a prendere. Noi abbiamo istituito una scorta come agende rosse, abbiamo istituito una scorta civica, la quale diciamo, fa simbolicamente la scorta a questi magistrati in tante città d'Italia, anche a Trapani. A Palermo ormai sono passati parecchio più di 100 giorni. Abbiamo cominciato ai primi di gennaio a fare questa scorta civica, per fare sentire la nostra vicinanza a questi magistrati. Ricordiamo che a Paolo e a Giovanni è mancata anche quella. A Paolo e Certo. Giovanni non c'è stata questa vicinanza da parte dell'opinione pubblica. È venuta dopo, quando li hanno ammazzati, ma noi non vogliamo dei giudici morti da commemorare. Commemorati. Noi vogliamo proteggere i giudici Noi vivi, vogliamo i cioè vivi.
spalla in ogni maniera. Abbiamo raccolto in pochi giorni più di 90.000 firme insieme con Antimafia 2000 per chiedere che Nino Di Matteo sia promosso procuratore aggiunto. Abbiamo manifestato per il bomb jammer a Nino Di Matteo. Abbiamo fatto tutte le iniziative che riteniamo necessarie e chiediamo in questo l'appoggio dell'opinione pubblica, che spesso non c'è perché siamo sempre le stesse persone davanti al Palazzo di Giustizia a fare la scorta civica. Vengono tante scolaresche, vengono tanti giovani, ma io è per esempio da quei palermitani che anche quest'anno non sono venuti in Via D'Amelio, che mi aspetto il sostegno al loro giudice. Non voglio che succeda un'altra volta che quando hanno ucciso Paolo, Palermo era pieno di persone al suo funerale che gridava Paolo, Paolo, Paolo. Ecco, cominciamo fin da adesso a gridare Nino, 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 prima che l'ammazzino, non quando è dentro una bara. Speriamo che non avvenga. Giorgio, scusami, tu volevi dire la tua. No, sono d'accordissimo. Noi dobbiamo fare un lavoro di prevenzione. E quello che ha detto Salvatore è assolutamente condivisibile, perché il lavoro di prevenzione questa volta è quello di cercare di evitare nuove stragi, a costo che effettivamente ci mettiamo di mezzo, che facciamo tutto quello che possiamo fare, anche quello che soprattutto non sopportano determinate categorie, chiamiamolo così, della società civile, che vorrebbe che fossimo delle persone che facciamo delle manifestazioni light, così, che facciamo arrivare delle navi, che siamo tutti felici, che applaudiamo. Noi invece siamo di fronte a una guerra. Ci sono state, purtroppo, veramente, come dice Salvatore, la storia si ripete. Cioè, il capo della mafia è in carcere, condannato a morte un giudice e un pool di magistrati. Cioè, fino a prova contraria, Salvatore Riina, per quanto ha 80 anni ed è al 41 bis, è il capo della mafia ancora oggi riconosciuto. E diceva il giudice Gratteri di Reggio Calabria, che si occupa di un'altra mafia, l'Andrangheta, diceva Riina è ascoltato da tutta la criminalità organizzata italiana, non è solo il capo di Cosa Nostra. Ascoltato che significa ascoltato? Non significa che tutti sono proni, ma lo ascoltano perché un capo mafia che da 23 anni sta zitto, si fa il suo 41 bis, che minaccia, che lancia messaggi, quindi è molto molto rispettato dai grandi capi dell'Andrangheta, dai grandi capi della Camorra, dai grandi capi della Sacra Corona Unita, dai suoi soci con i quali ha ieri trattato, quindi potenti, banchitici. C'ha un patrimonio inestimabile, non mi risulta fino ad oggi che siano stati sequestrati, a parte una casa, qualche terreno, l'impenso patrimonio di Totò Riina, che sono centinaia di milioni, se non miliardi di euro. Quindi quando un mafioso, un capo, condanna a morte, ha detto facciamolo subito, facciamolo saltare in aria, con un odio viscerale a Nino Di Matteo, che poi giusto giusto in un processo dove Riina prenderà 3-4 anni massimo rispetto ai 18 ergastoli che ha, si vede che c'è un potere forte che spinge a Salvatore Riina a minacciare Di Matteo, ma in realtà a minacciare il processo mafia Stato, che potrebbe scoperchiare dei pentoloni drammatici per il nostro paese. Quindi noi dobbiamo fare un lavoro di prevenzione, perché qualsiasi cosca mafiosa in Italia potrebbe raccogliere l'invito di Riina. Questa si chiama fatua, quelle come le condanne a morte. Esatto, questa fatua. Questa fatwa, esattamente come dice Salvatore, qualsiasi cosca in Italia può prendere questa fatwa, questo ordine di morte, e per ragioni di potere, per ergersi a nuovi boss che vogliono rampanti, organizzare un attentato e ammazzare Di Matteo. Quindi noi dobbiamo fare cittadini, solo questo volevo aggiungere a quello che già ha detto bene Salvatore, dobbiamo fare un lavoro di prevenzione, sembriamo fanatici, lo so, ma scusateci, cercare di inculcare alla gente che c'è un nuovo pericolo a Palermo, in Sicilia, in Italia, che possono avvenire nuove stragi. No, non ritengo che si possa essere definiti né fanatici né esaltati, perché come anche tu, Giorgio, sostenevi,
La mafia è forte, non ha perso e soprattutto è ancora più pericolosa perché adesso indossa giacca e cravatta, per cui non è più la mafia vecchio stampo, Coppola e Lupara alla quale si era abituati. Adesso è molto più sottile e molto più pericolosa perché si è insinuata in ogni ambito della vita, in ogni ambito delle attività umane. Ogni tipo di impresa, di relazione è È purtroppo intrisa. inquinata Sì. dalla presenza mafiosa. Noi come cittadini abbiamo il dovere di non abbassare mai la guardia. Io adesso voglio leggere un messaggio che è arrivato su Skype scusate, ve lo riporto. A nome per conto del Movimento Agende Rosse, presidio Emanuela Loi di Udine. Chiediamo all'ingegner Salvatore Borsellino di non cambiare la linea, di continuare sulla strada intercorsa al fine di rilevare la verità. Grazie e un caloroso abbraccio da tutti noi. Queste sono le manifestazioni che quotidianamente organi di Certo. informazioni e non devono continuare a diffondere. La guardia no, la, non bisogna mai abbassare la guardia perché è stata l'indifferenza che ha ucciso Falcone prima e Borsellino dopo. Salvatore. Non ti sento più, Giorgio. No, Salvatore, hai sentito? Sì, l'ho Sì. sentito e Poi. mi fa. So che ci sono tanti ragazzi in Italia che diciamo combattono vicino a me, vicino a noi e questo mi dà la forza per continuare. Questi ragazzi mi hanno ridato la speranza e io con questa speranza continuerò a combattere, come ho detto altre volte, fino all'ultimo giorno della mia vita. E sicuramente Salvatore Borsellino e Giorgio Bongiovanni non saranno soli in questa lotta. Sicuramente. Udine informa che riprenderemo le azioni di scorta civica a sostegno e favore della magistratura. Un ulteriore messaggio che giunge da Skype. Io vi chiedo scusa, ma Massimo Bonella credo che ci debba dare delle news abbastanza importanti. A te, Massimo. Sì, scusate, l'audio è sparito. Stavo appunto seguendo una news, come di consueto in questo programma, si danno anche le notizie importanti della giornata, dunque ve la accenno solamente per non portare via troppo tempo al dibattito, perché è molto importante in questo caso più di queste notizie, anche se quest'ultima è veramente seria. C'è allarme radioattività a Porto Marghera, notizia abbiamo tratta dal Gazzettino.it. Sto adesso cercando di capire meglio cosa è successo, sembra che comunque la situazione sia sotto controllo, sarò più preciso tra pochi minuti. Intanto la linea torna nuovamente a Bari per la conduzione di spazio aperto. Bene, questo comportamento mafioso, insomma, è come dicevamo prima, lo notiamo dovunque, sia nelle scuole dai primi anni in cui i ragazzi imparano a percorrere le vie del compromesso piuttosto che quelle della verità. E lo vediamo perché anche nella cosiddetta società civile quasi sempre si affermano percorsi che non percorrono le leggi della giustizia, perlomeno appare così. Abbiamo un prevalere dei compromessi, dei complotti, degli aggiustamenti e questa società sembra che vada avanti in questo modo. Pare che nessuno si accorga che le cose vanno in questo modo, se, nemmeno chi dovrebbe essere addetto ad accorgersi. Allora dobbiamo iniziare a fare un percorso a ritroso, cioè dobbiamo recuperare tutto il significato di quello che ha il termine giustizia, il termine correttezza, il termine etica. Da dove dobbiamo iniziare, secondo lei, ingegnere? Quali sono, a parte le agende rosse, a parte le scorte civiche, da dove dobbiamo iniziare? Ma guardi, Paolo aveva di questa cosa era conscio perché dobbiamo ricordare che Paolo non diceva parole così a vuoto, dava dei messaggi veramente importanti e uno dei messaggi importanti a questo proposito è quando Paolo in uno dei suoi ultimi discorsi parlava di lotta alla mafia. Paolo quando dovette parlò di lotta alla mafia in un consesso pubblico, non disse la lotta alla mafia è quello che noi giudici facciamo nelle aule di giustizia, la lotta alla mafia è quella che fanno le forze dell'ordine, catturando o perseguendo i latitanti,
Paolo disse parole come queste, disse la lotta alla mafia, primo problema morale da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, che è anche religioso, aggiunse. E forse Papa Francesco, diversamente dai papi che l'hanno preceduto, forse lo ha capito e ha lanciato dei messaggi molto forti che mai non sono stati lanciati in questo senso. Un movimento culturale e morale che tutti abito a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della continuità, della complicità. Ecco, questa è la vera mafia. Questa è la vera mafia che è difficile da sconfiggere, che ci vuole l'azione di tutti per poterla sconfiggere. Non la mafia militare, non la mafia armata, ma tutto quello che c'è attorno alla mafia. Chi con la mafia collude, chi con la mafia ha interesse in comune, i politici che dalla mafia accettano i voti, quelli che in cambio di quei voti diciamo dirigono la loro azione una volta seduti in Parlamento e invece di pensare al bene comune pensano o allo proprio interesse o agli interessi di quelle lobby e di quelle che li hanno portato ad essere eletti. Ecco, se non ci sarà un rivolgimento completo da questo punto di vista, le cose purtroppo nel nostro paese non potranno cambiare. Io credo che ce ne sono i sintomi per un cambiamento. Ci vorrà un completo ricambio generazionale, ma non potrà essere purtroppo una sola generazione a far cambiare le cose se ancora sono lo stesso sistema di potere a comandare, se ancora lo stesso sistema di potere sta cercando di stravolgere la Costituzione per, diciamo, prolungare la vita di questo sistema di potere, se ancora a fronte di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava incostituzionale la legge elettorale e per prima cosa veniva posto all'attenzione il fatto che noi non abbiamo più il diritto di voto perché non possiamo più esprimere le nostre preferenze e quindi dobbiamo accettare quelli che altri, i segretari dei partiti hanno scelto al nostro posto, nonostante questo è nel silenzio totale della stampa, dell'opinione pubblica, ancora una volta non si vuole ridare il diritto di esprimere il proprio voto di preferenza e quindi le persone elette continuano ad essere la scelta di una oligarchia che continua a scegliere chi deve andare in Parlamento, scegliendo nel migliore dei casi tra le persone più controllabili, nel peggiore dei casi tra le persone più ricattabili. Infatti, ingegnere, lei mi ha preceduta di poco. Volevo difatti chiedere ad entrambi un'opinione rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni di Papa Francesco contro la mafia, la scomunica lanciata da Papa Francesco nei confronti dei mafiosi. Rappresenta un vero cambio di rotta della Chiesa rispetto al potere mafioso o... cioè, voglio dire, è davvero un cambiamento perché purtroppo siamo tutti a conoscenza dell'utilizzo da parte della mafia, dello IOR, per il riciclaggio del denaro. Possiamo sperare in un reale e radicale cambiamento? Guardi, Papa Luciano ci ha rimesso la vita per fare questo cambiamento. Io credo che in questo senso Papa Francesco stia agendo nel senso giusto e credo che essendo un gesuita abbia anche una maggiore accortezza di quell'anima semplice e buona che era Papa Luciani e che quindi riesca ad evitare che succeda quello che è già successo. Devo dire che rispetto ai messaggi che erano stati fatti da altri papi, devo dire che Papa Francesco ha lanciato quello che è il mezzo principale della Chiesa che finora non era mai stato usato, la scomunica, che dovrebbe sicuramente avere un impatto nei confronti di questa mafia, di questi scomunichiamo anche i collaboratori religiosità e che quindi sicuramente dovrebbero essere influenzati da questa
da questa condanna. Io proprio per questo ho deciso di fare una cosa che non avrei mai fatto. Io avevo già deciso di, perché ho bisogno di riflettere, ho bisogno di pensare, avevo già deciso di fare un cammino di più di 1000 chilometri dal Passo del Gran San Bernardo a Roma a piedi, per idealmente riportare quell'agenda rossa a Paolo, perché poi continuerò negli anni seguenti fino a Brindisi e poi fino a Palermo, per riportare quella Paolo con l'agenda rossa che invece la giustizia finora non è stata capace di riportare. Però dopo queste parole di Francesco ho deciso di farmi ricevere da lui, se vorrà ricevermi, e di portargli una cosa dell'agenda rossa perché la custodisca e perché gli serve in qualche maniera da ricordare che è la mafia il problema principale del nostro paese che va combattuto, e la Chiesa può fare tanto e finora purtroppo non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. La sua opinione, Giorgio? Sì, sono d'accordo, è una scelta estrema di questo pontefice. Spero che non sia ostacolato, ucciso o eliminato, sta facendo delle riforme molto importanti, si è schierato nettamente contro la mafia, quella nel senso tradizionale, Cosa Nostra e tutte le organizzazioni criminali, e deve andare avanti certamente nel fare una riforma drastica, soprattutto diciamo per quanto riguarda l'Istituto Opere di Religione, che è la famosa banca del Vaticano, e lì abbiamo visto noi cronisti che ci sono degli ostacoli enormi, perché erano state promesse proprio dal Papa che fossero state messi alla luce alcuni migliaia di correntisti che sarebbero stati sottoposte al vaglio della magistratura, invece di qualche migliaio ne sono uscite fuori solamente credo 350-400, però assolutamente è un grandissimo segnale di testimonianza, e certamente quei poteri forti di cui accennava Salvatore, queste mosse ribelli del capo della Chiesa non le vedono di buon occhio, diceva il magistrato Gratteri, quando il Papa ha scomunicato i mafiosi, in quel caso fu proprio l'Ndrangheta, che il Papa rischia molto, perché nel momento in cui i capi delle grandi organizzazioni criminali, che sono ricchi, voglio ricordarlo, in miliardi di euro, vedono un ostacolo così forte dal capo della Chiesa, che comunque oltre a essere il capo della fede cristiana è anche il capo di uno Stato, può rischiare molto, così come ha rischiato Giovanni Paolo II, così come l'attentato in piazza San Pietro, anche se ci sono state delle indagini e ci sono ancora qualche magistrato di Berlino che indaga su quell'attentato. Voglio ricordare che il terrorista Ali Ajka, prima di salire a Roma e sparare con la sua calibro 9 lungo al Papa, aveva sostato a un hotel di Palermo. Quindi i mafiosi non sono solo mafiosi, sono, come diceva Giuseppe Lombardo, il magistrato di Reggio Calabria, i mafiosi sono rappresentanti del capitalismo mafioso. La mafia è anche una banca, quindi stiamo parlando di personaggi potenti. Stiamo vicini a questo pontefice, diamo la solidarietà. Bellissima la notizia di Salvatore che chiede di essere ricevuto al Papa, sarebbe un grandissimo segno per tutta l'antimafia, diciamo, civile, del volontariato, che anche Salvatore Borsellino sia ricevuto dal Papa. Io vorrei ricordare ai nostri illustri ospiti e ad ascoltatori anche un aneddoto, una storia che mi è capitata quando studiavo per diventare medico. Ricordo che dovevo fare un esame importante, ingegnere Giorgio, e era un esame di anatomia. Rimasi allibito quando in bacheca trovai un elenco di nomi che il professore di anatomia aveva scritto, aveva messo in bacheca, indicando il personaggio politico che li raccomandava, e aveva deciso di non esaminare queste persone perché erano raccomandati. Che ne dite, se potessimo iniziare di questa mi piace.
Sarebbe d'accordo. Una rivoluzione copernicana la quale ci vogliono veramente forse dei secoli. È stato bellissimo perché è avvenuto un po' di decenni fa, ma sembrava un extraterrestre, insomma. Sembrava copernicano. Sì. Potrebbe sì, essere un auspicio, insomma. Questa sì, proposta mi piace. Sarebbe il segno. Purtroppo sono dei gesti isolati e non comuni, tanto appunto da essere degni veramente di diventare gli aneddoti, dovrebbe essere la normalità. Sì, infatti, sono d'accordo. Purtroppo però non è così. Chiediamo di associarci a questo percorso, a questa gara di podismo che lei vuol fare, se deciderà di farla. Noi ci incamminiamo con lei. Noi uniamo il nostro cammino al suo, già da ora. Non è una gara di podismo, è un cammino prima di tutto dello spirito, che bene. Poi ci vogliono le gambe. Bene, ci mettiamo tutti e due e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a farlo. Esatto, ci diamo appuntamento con tutti coloro che ci stanno ascoltando a fare e la accompagniamo tutti assieme, dalla Sicilia a Udine, passando da Brindisi. Se potrete collegare e avere mie notizie, lo farò con piacere, grazie. Noi ci saremo. Vero Massimo? Certo, c'è anche Venezia che è pronta, sempre pronta. E Rosario? Rosario? Rosario era rimasto un attimino in disparte perché stavo seguendo la discussione, soprattutto quello che diceva Borsellino e Giorgio, Salvatore Borsellino e Giorgio Bongiovanni. Il cammino per me è un po' difficile perché faccio fatica a camminare io. Lo posso fare spiritualmente, con la mente ci sono sempre. Lo spirito sa andare molto più lontano delle gambe. Esatto. Certamente. I viaggi dello spirito non hanno confini. Sì. Assolutamente. Proprio. Sono i muscoli più forti quelli. Certo. Durante cose. Tante cose, colgo l'occasione anche per informare gli ascoltatori, anche voi, che penso vi farà piacere, che prossimamente Pineta Oggi TV realizzerà uno speciale sulla manifestazione del 19 luglio a Pordenone, davanti al Tribunale Pordenone, in contemporanea con Palermo, quindi ci saranno anche lì notizie, immagini, interviste, estrapolazioni dall'agenda rossa, eccetera, un appuntamento da non perdere, che comunque sarà comunicato a tempo debito. A voi dunque, Bari, di nuovo. Credo che il tempo, naturalmente tiranno, ci stia contando un po' i minuti e quindi dobbiamo accelerare anche nei nostri commiati, nei nostri saluti. Sicuramente è uno dei tantissimi incontri che noi abbiamo avuto. Perché sono arrivati i miei nipoti e quindi... Bene. Salutiamo anche loro, naturalmente li abbracciamo e speriamo di risentirci presto, sperando con notizie un po' così migliori rispetto a quelle attuali. Intanto salutiamo il nostro preziosissimo ospite, l'ingegnere Salvatore Borsellino, lo ringraziamo e lo abbracciamo caramente. Ringraziamo e abbracciamo caramente Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Grazie a tutti voi, un abbraccio a Salvatore e a tutti. Grazie della vostra presenza. Grazie per la voce che ci date, non è di tutti i giorni avere un caro abbraccio. Questa è una voce come la vostra, grazie ancora e arrivederci. Grazie Salvatore e grazie a Giorgio. Grazie davvero. A presto. Grazie, a presto. Volevo dire un'ultima cosa, scritta dal Movimento Agente Russo Presidio Emanuele Aloi di Udine. Ringrazio la stampa per il tempo e le energie messe in campo, comunque la prossima occasione ci sarà sempre, ci spero. Sempre rivolto a Salvatore Borsellino, a Giorgio Bongiovanni, perché Science Web Network e Pianeta OCTV sono aperti a queste tematiche che sono molto interessanti. Bisogna far conoscere alle persone sempre di più questo tipo di messaggio, perché purtroppo sono bombardate da altri tipi di messaggio, da falsità. Nelle 24 ore calcolate, ok, grazie mille, buona serata a tutti, grazie, arrivederci. Massimo, hai qualcosa da dire? Benissimo, niente, io posso approfondire la notizia abbastanza seria che ho dato prima, sempre dal gazzettino.it. Dunque, aspetta perché è un problema tecnico, risolto. Allora, vediamo lettura da
grizzino.it, Porto Marghera, allarme radioattivo, è giallo sui valori anomali rilevati, allora molto rapidamente Protezione Civile, Vigile del Fuoco sul posto, ma la situazione sembra essere sotto controllo, quello che abbiamo già detto. Dunque, il sensore installato all'esterno di un'azienda di Marghera in via dell'elettricità che si occupa di materiali ferrosi ha segnalato nella tarda mattinata di oggi un improvviso innalzamento dei livelli di radioattività. Anche i controlli effettuati dai Vigili del Fuoco avrebbero rilevato dei valori nell'aria fuori norma che con il passare delle ore poi sono spariti. La centralina è stata spenta e riaccesa ed è tornata su valori normali. L'episodio ha destato molto allarme tra la popolazione della zona, ovviamente. Resta il giallo sul perché anche le prime rilevazioni avessero dei valori anomali. Sulla possibile presenza di radioattività nell'area industriale a Porto Marghera, la Protezione Civile del Comune di Venezia conferma in una nota che le centraline di un'azienda di Porto Marghera hanno effettivamente rilevato livelli di radioattività anomali. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le cause di quanto accaduto. La situazione non desta comunque alcuna preoccupazione per la popolazione ed è in ogni caso tenuta costantemente sotto controllo. Ecco, questo dunque dall'articolo preso, estrapolato, diciamo così, dal ilgazzettino.it. E naturalmente noi teniamo le antenne alte perché quando si parla di radioattività non si scherza assolutamente. Vi do un'altra notizia al volo per chiudere, che è molto attuale. Dunque, Galan, siamo in Veneto, la Guardia di Finanza su ordine della Procura di Venezia ha sequestrato all'ospedale di Este, siamo in provincia di Padova, la cartella clinica di Galan, dimesso ieri dopo 12 giorni di ricovero. I magistrati vogliono capire come mai, dopo una prognosi iniziale di 45 giorni, sia stato poi dimesso in tempi rapidi mentre la Camera votava per l'arresto. L'ex ministro arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul MOSE è stato portato nel carcere di Opera a Milano dopo il via libera della Camera e una cella singola nella struttura ospedaliera del carcere. I suoi avvocati hanno presentato al riesame istanza di scarcerazione. E dunque questa è la notizia. Ci sono altre news ancora della giornata, ma comunque quelle ve le riportiamo nell'edizione che riassume, diciamo, i sette giorni della settimana di Econo 2000 della domenica mattina. Nel frattempo io darei la linea, che vedo inquadrata, adesso mi è sparita, adesso la rivedo inquadrata, ad Antonella Intranò, che vediamo se questa volta, siccome qui abbiamo anche una telenovela, mi ridomanderà se il Veneto fa parte dell'Italia o meno. Allora, ma io non ti chiedo se il Veneto fa parte dell'Italia, ti chiedo, Bonella, tu sei sempre in Italia? Ma io sì, perché io sono qui nel Veneto in questo momento, a volte mi trovo anche in Toscana, a Montepulciano, a Chianciano, ma in questo momento sono qua in Veneto e mi risulta che sia in Italia, nella nostra cara Italia. E ti posso dire quindi, come ulteriore prova, che sono stato per ben due volte, ho avuto l'occasione di andare a Udine, Pordenone, diciamo, e non ho visto neanche, per l'ennesima volta, neanche in questa occasione, i confini. E non ti hanno chiesto i documenti, scusa? Ma che documenti? No. Non tu stai... vai all'estero? All'estero, cioè al valico, al confino, ti chiedono il documento, Bonella. Forse è un po' più a nord, fai un po' di confusione, più a nord c'è il confine, dopo la Carnia. No, ma il confino è delimitato dalle tue mura domestiche. Cioè, quello è territorio di Bonella, al di fuori è estero. Beh, mettere dei controlli non sarebbe male in questa fase, non si sa mai di questi tempi. Mi hai dato un'idea, Antonella. Pensaci, Bonella, pensaci. Ci penso. Medita. Vediamo un po'. Adesso vado intanto a ordinare il cemento armato, poi dopo mettiamo anche qualcuno. Rosario, mi sa che siamo arrivati proprio alla fine, vero? Sì, ormai è... Ecco. Off. E va bene, allora salutiamo tutti i nostri ascoltatori che, sono certa, oggi ci avranno seguiti in tanti, perché con due ospiti di quel calibro, insomma, Salvatore Borsellino e Giorgia Bongiovanni, non poteva essere altrimenti.
Ringraziamo te Rosario Moreno per la regia centrale, ringraziamo Massimo Bonella, direttore della testata online pianetaoggitv.net, e diamo appuntamento a tutti voi mercoledì prossimo, sempre alle 18.30 su Saiuz Web Radio. Un caro saluto da Antonella Intrenò e da Ugo Lombardi, buonasera. Antonella, appuntamento a questa sera, appuntamento a proposito di confini, eccetera, Austria, Carnia, mi è fatto venire in mente una cosa che mi stavo dimenticando, molto importante, perché questa sera alle 23.55, praticamente in terza serata, ci sarà il settimanale Pianeta Oggi Rapporto in onda sulla TV terrestre interregionale Video Tele Carnia. Video Telecarnia, quindi sì, per tutti coloro che ci seguono dal Friuli Venezia Giulia, da una buona parte dell'Austria e dalla Croazia e dal Veneto orientale, quindi sintonizzarsi sul canale 45 Video Telecarnia 23.55. Ecco, noi avremo, Massimo, avremo la possibilità di collegarci direttamente o dobbiamo andare dalla Germania, dall'Austria per arrivare da voi? Gli mandi il segnale, Massimo. Vedremo magari con l'aiuto del nostro regista, il nostro grande regista, che veramente bisogna dire regista con l'R maiuscola, Rosario Moreno, in qualche modo, qualche canale, ci colleghiamo con Video Telecarnia, così la possiamo far vedere in tutto il territorio nazionale. Rosario, che può. Ci stiamo provando. E lì ci stiamo provando. È già una risposta positiva. Io so che ci stiamo provando e so anche matematicamente, conoscendo Rosario, che avremo anche il risultato concreto. Assolutamente. Tu però vedi di non espatriare troppo di frequente, altrimenti per noi diventa complicato. No, tu mi hai dato una bella felice idea, adesso vado, ti ho detto, vado cemento. Ma non mercoledì prossimo. Non quello depotenziato, quello potenziato stavolta. No, certo, Bonella, mi devi prendere quello di alta qualità, come il latte, alta qualità. Esatto, perché quindi sabbia ce n'è a Jesolo, ma allora uno dice, ma fa prima a prendere la sabbia di a Jesolo, no? No, stavolta qui si fa le cose seriamente, no, come giù, che tu sai, giù, un po' prima di arrivare in Puglia. Vabbè. Bene. A mercoledì prossimo allora, sempre alle 18.30. Ciao, un saluto tutti, a tutti. Ciao. Ciao, buonasera a tutti, a presto.